Il gioco d'azzardo patologico, denominato GAP, è una vera patologia, una forma di dipendenza, come lo è l'alcol, le sostanze stupefacenti o il fumo. Con la differenza che mentre queste colpiscono i singoli individui e solo di riflesso il contesto familiare e sociale, il gioco d'azzardo è una vera piaga sociale che ha distrutto non solo chi la pratica, ma intere famiglie che si sono ritrovate sul lastrico. È una piaga crescente che sta assumendo sempre più i contorni del dramma. È stata cronaca recente fanese del 2016 che una mamma è rimasta per oltre un'ora in un bar ipnotizzata davanti alle macchinette mangiasoldi, disinteressandosi completamente delle due figlie al seguito. È spietato e allarmante lo spaccato che ne esce dal rapporto annuale della CISL di Fano, che implacabilmente mostra i numeri e le somme bruciate nel nostro territorio. Nell'ambito territoriale 6 e 7, nel 2018 sono stati spesi in gioco d'azzardo 39.181.000 euro contro i 17.798.000 del 2017, più che raddoppiati, e nel solo comune di Fano ne sono stati spesi la metà, 19.913.000. Cifre impressionanti che fanno schizzare la spesa pro capite da 216 euro a 429 euro. Nel rapporto tutte le forme di gioco sono state prese in considerazione, numeri all'otto, gratta e vinci, cavalli, sport, online, eccetera, eccetera. Ma sono le slot machine, le macchine infernali, che hanno inghiottito due terzi della somma, ovvero 12 milioni di euro. La CISL, oltre che denunciare, propone anche una serie di contromisure da adottare ieri, come si dice in gergo, dal comune per far capire l'urgenza dei provvedimenti. Adottare immediatamente il dispositivo che interrompe le slot dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20. Definire inoltre regolamenti comunali per contrastare la diffusione di slot e sale da gioco, campagna informativa per i comportamenti pericolosi e rafforzare i controlli. Che sia vera emergenza sociale lo dimostra anche il fatto che l'accesso negli ambulatori per le dipendenze patologiche di persone affette da questo disturbo nell'area vasta 1 sono passate dalle 41 del 2014 alle oltre 100 del 2018, come ci dice il dottor Mattioli del CERT di Fano. Allora dottore, un'escalation numerica come pazienti davvero preoccupante. Ma se si riferisce all'aumento delle prese in carico per il gioco d'azzardo patologico, un aumento fisiologico, nel senso che le persone conoscono di più che esiste la possibilità di curarsi presso i servizi pubblici. C'è maggior sensibilità, maggior conoscenza e quindi arrivano di più, ma non è che ce n'erano di meno due anni fa o l'anno scorso. Venivano meno a curarsi. Stiamo registrando spesso l'accoppiata dell'alcolismo e del gioco, quindi si inserisce anche un altro fattore legato all'abuso, se non una franca dipendenza d'alcol a quello da gioco. Adesso sta aumentando però pericolosamente il gioco online. Ed è pericoloso perché il gioco online è molto più facile da attuare in qualsiasi momento della giornata, basta uno smartphone.